Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Nier Replicant. Stiamo andando al nido, poiché purtroppo io per errore ho svolto prima la missione della foresta dei miti e poi per necessità di una missione secondaria, diciamo che ho parlato con Popola, la quale ci ha avvisato che il nido ha... cioè il capovillaggio del nido aveva una lettera per noi, quindi vabbè. Diciamo che questa missione del nido ha sovrascritto quella del cumulo di Charpame, però comunque immagino che una volta fatta questa, quella del cumulo di Charpame tornerà disponibile, visto che dobbiamo prendere la chiave anche da lì. Noi non vogliamo. Non vogliamo una battaglia inutile. Se possiamo sopravvivere così, se possiamo vivere così, se possiamo vivere così, se possiamo vivere. だが、あの男がやってくる。そうだ、あの男がやってくる。女も子供も皆殺しになる。どうすれば？一体どうすればいいのだ？ Ma erano gli abitanti, cioè del nido a dire ciò? Beh, io qua controllo sempre, magari c'è qualcosa. L'episodio scorso abbiamo fatto numerose missioni secondarie, abbiamo completato anche qualche missione di raccolta e anche quella della pesca. Adesso se ne è subentrata un'altra, però nel mentre facciamo questa qua del nido come missione principale. Io salverei però. Ok. Lì. Ah sì, giusto, devo andare lì. C'era... Ah, ecco, giusto, aspetta un attimo, visto che poi il nido sparirà. Giusto per curiosità. Anche se mi è stato detto che comunque le armi... Le armi dei negozi ce le abbiamo tutte. Buona birra. Va bene, ok. Sì, questo è vero. Confermo. Perché qua c'è un negozio di armi. Controllo un attimo qua. Però secondo me infatti non c'è niente. Aspetta. Fammi vedere tutto. Qua ok, non mi interessa. Zucca, pomodoro, melanzana. Va bene. E qua. Ah, i semi, ok, no, niente. Aspetta, cos'è? No, è rosso, blu e oro. A me serve il rosa, ma secondo me magari coltivando questi, forse anche in un dato ordine, non lo so, nel campo, esce quello rosa. Magari la fusione dei colori, però vabbè. Ok. E mi sembra stranissimo che ancora non li ho, ne ho trovati, ne ho visti. Però come ho detto, appunto, siccome la crescita delle piante dipende non dall'orario del gioco ma dall'ora reale, io magari o mi scordo o non mi viene da avviare, no, dove sto andando? Da avviare il gioco per controllare la crescita delle piante, è una cosa che proprio... Quindi, qua c'è una cassa da rompere. Ok. Dicevo, mi hanno telefonato, ho dovuto interrompere un attimo. Si stava andando dal capovillaggio.
俺たち、ポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話を聞きたいんです。もうこの村はおしまいだ。ふん、こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない、手紙など知らない。あ、じゃあ è vero che non l'aveva scritta lui。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。è vero, è vero。裏の者に聞き込みをしてみよう。Ma ero scordato. Ma che l'abbiano scritta magari gli abitanti a nome del capovillaggio. Kurena! No, no, madonna, stavo... adesso dovevo andare... Non ho detto niente. Taci, taci. Guarda, non sono nero con gli bagliori dorati, quindi direi che... non sono sicuramente un'ombra. Ma forse dovevo andare proprio nella zona, se non ricordo male, dove c'erano i venditori. È là. Andiamo, eh. C'era un... ecco, esatto, sì. C'era la guardia che... Tegami ka. Kiita koto aru yō na. Tsutteru no ka? Nai yō na. Docchi nano da? Tokoro de anta wa Kaine-san no tomodachi kai? Sou da na. Uwasa ni wa kiiteru yō. 魔物狩りをしているんだって。しっかりこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅、全滅。しろ。分かっておる、魔物だ。罠か。見ろ、我の危惧した通りだ。え、che sia, che siano state le ombre a scrivere la lettera。油断するな、他にもいるはずだぞ。Prendo anche le guardie. Vabbè. Aspetta. Un attimo di pausa. È sparita l'altra? L'ho polverizzata. すまぬ、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。殺人祭りだな。カイネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。おの、えごめんなさい、どこへ。武器なんて下ろして、お願いだから。
Ma io sto combattendo le ombre, non so se si è visto. Unguento medicinale, vai. No, ho provato a pararmi, ogni tanto ci provo. Ok. Olè. No. Cosa ha lasciato quell'ombra? Un guento medicinale, prendiamolo ora. Beh. Ah, due, no, uno sì. Aspetta, devo andare qua. になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが、僕の優しい姉さんだ。カイネ。Come mi sta parlando? Beh, in un certo senso non hanno tutti i torti, これでは我らの方が。 Del relitto, no? Che magari aveva legato col postino, no? Chi è che era? Sì. Magari qui stava accadendo la stessa cosa. Aia. Oh, 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 oh. Vabbè, qui su. Aspetta. Ne lasciano di roba.
che roba. Aspetta. Ok. Perché appunto Ozar. Tasso esperienza più 25%. Arma di magia. No, aspetta, ok. Fa vedere, perché adesso io avevo... No, questa... Ah, ma è inferiore. Questa avevo, dava il 30. Quindi niente. Aspetta. Non vedo. Madò. Beh, ok, sono qua. Fermi. Beh. Ok. Madò. Oh. Donna, avanti, dietro, aspetta. Oh, ok. E però la lettera me l'avrà inviata qualcuno, voglio dire. Cioè. A meno che, aspetta. Non sia tutta una macchinazione di Devole Popola, magari, che loro hanno il loro piano. Cioè, non penso approverebbero che ombre, cioè ex umani e replicanti, vivano in simbiosi, no? Ah, ecco, beh. Oh, la signora è ancora viva. Era qui che dovevo andare. Non è segnato niente. Oh, ah no, ma è vero, stessa cosa dell'altra volta. Aspetta, che mancava qualcuno. Mancava uno, sì. Aspetta, ma pensa a te. Ecco, Pensa a te. Cosa aveva lasciato? Boh, non lo so. Aspetta. Ok. Kaine, okite kure. Emir, Kaine o tanonda. Ore wa acchi o katazukeru. Wakarimashita. Cioè, in pratica Devole Popola forse ci stanno usando per risolvere questo problema in un certo senso. Non lo so. Contrattacco farei dei bei danni. Madonna. Sul forza fisica più 25% e mi ha lasciato l'unguento. A vedere. Adesso abbiamo Basil. Ok. Ok.
battaglia. Vado. Ok. Pillola di forza, sono pieno allora. Fa molto. Guardalo. Continua. Ok. L'avevo battuta così io, sparando e basta. Beh, sente della magia, beh, ma che roba. Aspetta. Forse non va bene. Potrei fa no. Vediamo quelli di assorbimento. Qual era questo? No, che sto facendo? Madonna, aspetta. Ah, però è vero, assorbe solo quelle che si possono parare. No, allora no, non mi serve. Vabbè, però queste, vediamo. Ah, vedi? Però no, dai, non mi piace. O la barriera. Vediamo. Questa. È dura un po', Carico. Ok. Così posso attaccare.
farti vedere, però. Ha creato. Beh. Tasso ripristino più 25%. Mi pare però cos'era, armi forse? No, associa parole, armi. No, l'esperienza. Difesa magica. No, no, no. Era un'altra cosa. So, però loro danno fastidio. Se no devo mirare il capo. Aspetta. Devo mirarlo. Non me lo mira. Ah, ok. Cioè, ignoro loro e ho fatto forse così. Ignoro loro e continuo a colpire la palla. Goccia magia, pillola magia, usiamo goccia magia. Prova. E almeno vogliamo un po' di più. Quello che sto facendo. Vai, 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 vai.弱点が裏に集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。奥が高いぞ。釘付けにします。エミール。エミール。ここは僕が食い止めます。今なら、あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで。 ここはエミールに任せて、奴の後ろに回り込むぞ。 carico。 慎重に奴の目を狙え。 vediamo perché。 ok。
Sì, sto colpendo con la barriera, mi paro, va bene. Sono qua. Aspetta. Ok. Sfere. Mi sposto leggermente. Vediamo così i miei proiettili passano. Sta finendo. Aspetta, voglia. No, beh, la goccia di magia no, dai, non l'ho avuto. Io sto colpendo, cioè. Preferirei non usarla. Dai, dai. Ma non gli sto vedendo più niente. Yatsu wa oku ni nigeta zo. Skoshi yasundara sochira ni mukaimasu. Wakatta. Emi, amari muri o suru na. Dove era la scala? Vabbè, se no. Ah, eccola. Ok. Cioè, prendo un'erba, si sa mai. Are da che no kongeki de mada ugokeru no ka? Gattai shita yatsu no seimeiryoku wa anadorenu という koto da. Adesso vediamo che così non posso prenderla fisicamente. Sta creando, ok, altre ombre che ignoriamo. Ignoriamo, continuiamo a colpire lì. Raggio laser. Ok. Oh, si avvicina, si avvicina. Aia, aia, aspetta, 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 aspetta. Oh, continuiamo a colpire. Continuiamo a colpire. Dai, mi sa che lo facciamo al secondo. Perché la prima volta avevo potenziato la magia. Non fa niente, al secondo. Al secondo giro. Carichiamo questo. Non mi ricordo se. Ok. Esatto. Almeno sono sicuro. Posso stare tranquillo. Me l'hanno sfondata subito però. Aiuto. Grazie mille. Quante sfere? Beh,
perfetta, erba. Ok, dai. Via ombre, via ombre. Saltiamo. Ok. Purtroppo Emil perde il controllo. Oi, mo yamero, Emil. Emil! Ina, Emil wa oranu. ここにあるは最強兵器の本能のみ。おい、やばいぞ、カイネ。Magia incontrollabile. Devo proteggere le persone che amo. Era il mio unico pensiero mentre scatenavo una magia così potente da distruggere non solo le ombre, ma anche tutti gli altri. Tutti. Così tante vite innocenti. Distruggi, sventra, schiaccia, uccidi. Questi sono impulsi oscuri che obliterano tutti gli altri pensieri. In qualità di essere creato per diventare un'arma magica, questi sono i miei istinti. Forse sarebbe meglio definirli. Sogno di Emil, furia. Una sirena risuonò dagli angoli più remoti del laboratorio. Spesse saracinesche metalliche si abbassarono, isolando la stanza con una specie di colpo. Con una serie di colpi metallici. Interrompete l'esperimento. Numero 6 è fuori controllo. Uscite tutti ora. Ripeto, uscite tutti. Le parole del ricercatore si interruppero bruscamente quando una mano enorme si materializzò dall'oscurità e lo sollevò a terra. Il ricercatore iniziò a urlare. Urlò e urlò e il suono rimbombava da una parete all'altra del laboratorio finché la mano lo stritolò, tingendo la stanza di rosso. Il resto dei suoi colleghi guardava in silenzio, le bocche spalancate, incapaci di capire cosa fosse successo. Poi una delle scienziate fece un passo indietro, lanciando un urlo disperato. Quello fu l'errore che attirò su di loro l'attenzione di un mostro terribile. Il suo corpo era un cadavere tumefatto, la sua testa un teschio sghignazzante. Ed era enorme, molto più alto di un essere umano. Più di un teschio tondo, direi, non proprio umano, però. La sua testa ciondolava da un lato all'altro mentre attraversava a carponi la stanza, facendolo somigliare a una terribile bestia affamata. Questa creatura, questa cosa, è l'arma sperimentale numero 6, chiamata anche Alua. No, no, fermati! Aiuto, aiuto! Non voglio morire! Una a una le urla dei ricercatori si spensero.
se il numero 6 comprese le loro suppliche non prestò loro attenzione. Invece continuò il massacro, la distruzione con una concentrazione che rasentava l'ossessione. Dopo un'eternità, le urla si spensero. Anche la sirena tacque. E solo in quel momento la creatura emise un ruggito che risuonò in ogni angolo del laboratorio insanguinato. Era un suono che malediceva coloro i quali avevano osato portare quell'orrore nel mondo. Ma era anche un grido d'aiuto. Sì, però come finì impalata, appesa al muro? Con tutti quei ganci, quando la troviamo. Quando l'abbiamo trovata. Due paia di passi risuonavano nel corridoio silenzioso del primo livello del laboratorio. Uno apparteneva a un ragazzo, gli occhi bendati e le mani legate. L'altro a un uomo, arcigno, che indossava un lungo camice bianco. L'uomo trascinava il ragazzo usando una lunga catena, attaccata alle manette che gli stringevano i polsi. Il pavimento era cosparso di detriti che rendevano difficile il cammino del ragazzo bendato. «Scusi, potrebbe camminare più lentamente? Non sono abituato alla benda e...» Invece di rallentare, l'uomo accelerò il passo, facendo inciampare il ragazzo che cercava di stargli dietro. «Ah, scusi, non riesco a...» «Taci!» urlò l'uomo, strattonando la catena così forte che solchi insanguinati segnarono i polsi del ragazzo. Quell'ennesima umiliazione fu fatale per il giovane, che non riuscì più a stare in equilibrio. Senza poter arrestare la caduta, finì al suolo, sbattendo la testa su un cumulo di detriti, e un rivolo di sangue si fece strada sul suo viso spaventato. Agonizzante dal dolore, il ragazzo aprì inavvertitamente gli occhi, e il sangue sul suo volto emise un crepitio strano, prima di trasformarsi in pietrisco bianco. «Chiudi quei maledetti occhi!» urlò l'uomo. «Sì, scusi», balbettò il ragazzo, chiudendoli di scatto. Non si era accorto di aver perso la benda durante la caduta e strinse gli occhi così forte che dei puntini bianchi riempirono il suo campo visivo. Il ragazzo si chiamava Emil, conosciuto anche come numero 7. Un'arma magica i cui occhi erano in grado di tramutare in pietra tutto quello che guardava. «Non guardarmi», urlò l'uomo. «Non osare guardarmi». «Scusi, non sto guardando. Può passarmi la benda?» Prima che potesse finire, l'uomo schiacciò con lo stivale la testa di Emil contro il pavimento. «Basta, mi sta facendo male. Ti ho detto di tenere gli occhi e la bocca chiusi, quindi fallo». L'uomo sapeva che quel ragazzo, quell'arma, poteva distruggerlo con un solo sguardo, ma sottometterlo così lo faceva sentire sollevato, deficiente. Mentre il ragazzo tremava di paura, l'uomo raccolse la benda e gliela legò stretta sugli occhi. «Bene, in piedi, dobbiamo muoverci». Emil si rialzò a fatica, cercando di ignorare il sangue che gli impiastricciava il viso. Il sangue non importava. Il dolore non importava. L'unica cosa importante era finire il lavoro che gli avevano assegnato. Il secondo livello del laboratorio era messo peggio del primo. Il pavimento era cosparso di macerie e rocce, impedendo qualsiasi possibilità di trovare un appiglio sicuro. La visione delle macerie macchiate di rosso fece venire in mente all'uomo dei dolcetti appiccicosi coperti di salsa alle fragole. Il pensiero gli provocò la nausea, ma quando provò a spostare lo sguardo, vide i resti di un corpo smembrato di cui restava soltanto un ammasso di carne. L'uomo si bloccò atterrito. La sua mente si svuotò, per poi cercare di calcolare quante persone fossero state sacrificate per creare quei mucchi di membra. Ma ben presto liberò la mente da ogni pensiero, per proteggersi da quella terribile consapevolezza. «Puoi continuare da solo», disse l'uomo, con una voce più flebile di quanto avesse voluto. «Voglio dire, cosa importa? Non sei neanche umano, sei un mostro». Detto questo, l'uomo girò i tacchi e scomparve lungo il corridoio. Inerme, Emil rimase ad ascoltare i passi del suo aguzzino, che scomparivano in lontananza. Emil rimase solo, in una stanza che puzzava di morte e sangue. Per un momento valutò se aprire gli occhi, ma il pensiero dell'orrore che lo aspettava lo fece desistere. Invece rimase immobile ad ascoltare. Alla fine percepì un suono lontano. «È il lamento che ho sentito prima».
Emilia riprese a camminare in direzione del suono, quasi come se lo stesse guidando verso casa. Oltre al suono, la forza dei ricordi permise ad Emilia di raggiungere il terzo livello. Le sue mani e le sue braccia erano coperte di ferite dovute alle numerose cadute, ma ogni volta che gli veniva voglia di mollare, il pensiero tornava a sua sorella. Abbiamo studiato insieme, mangiato biscotti insieme, pianto insieme, riso insieme, e qualche volta ero l'unico che veniva sgridato. Ecco perché non mi sentivo mai solo. Grazie a te ho trovato la forza. Anche la sorella di Emil gli piacevano i biscotti. L'unica ragione di vita di Emil era la sorella. Con quel pensiero in mente, il ragazzo proseguì, un lento passo dopo l'altro. Alla fine Emil riuscì a raggiungere una camera sperimentale situata nelle viscere del laboratorio. Il lamento era sempre più vicino. Toccando l'interruttore che controllava la porta, Emil pensò alla sua missione. Numero 6 era la loro arma più forte. Era sua sorella. E lui doveva pietrificarla. La porta si aprì lentamente, rivelando l'immenso ambiente della camera sperimentale. Dopo qualche passo, Emil si tolse la benda e aprì lentamente gli occhi. La sorella incombeva su di lui. Non assomigliava affatto alla bambina che conosceva. Quella era una bestia selvaggia che si faceva largo a carponi tra i resti sminuzzati dei ricercatori. Quando che l'essere si girò verso di lui, Emil lo stava già osservando. La creatura iniziò ad emettere una serie di scricchiolii, segno che il terribile potere del ragazzo stava funzionando. Prima le dita, poi le mani, braccia, gambe, testa. Ben presto la bestia iniziò a tingersi di un grigio spento. Tuttavia la creatura riuscì a raccogliere abbastanza forza da strisciare lentamente verso Emil. Con un cupo lamento la bestia si avvicinò lentamente. «È preoccupata per me? O vuole uccidermi?» Emil si sentì pronto ad accettare qualsiasi destino. In fondo, quella era sua sorella maggiore, l'unica persona al mondo che amasse veramente. Allora io... In quel momento, numero 6 si bloccò improvvisamente. I due fratelli si osservarono in silenzio. «Mi dispiace, allora, tutti dicono che sei troppo potente. Dicono che ti devo fermare o diventerai un pericolo per tutti. Mi dispiace tanto». Mentre Emil guardava il corpo della sorella trasformarsi in pietra, numero 6 rimase chiusa in un silenzio profondo. «Scusa, scusa, scusa, scusa». Nel momento in cui la pietrificazione numero 6 fu completa, i suoi ricordi riempirono la mente di Emil. Lei e il fratello rannicchiati insieme al freddo, soli al mondo, senza nessuno a proteggerli. Lei voleva solo salvare il suo fratellino. E invece era stato lui, in un certo senso, a salvarla. In quel momento Emil crollò in ginocchio. Una sorella pietrificata e un fratellino dilaniato dal senso di colpa. Soli in una fredda cella, piangevano lacrime amare. Una storia triste, decisamente. Sono stati i nostri poteri combinati a distruggere il nido. Intere esistenze, vite e ricordi. Li abbiamo rubati. Abbiamo rubato tutto. La mia dolce e gentile sorella trasformata in un mostro. E la stessa cosa accadrà a me ora che ho il suo potere. Se i miei istinti di arma hanno il sopravvento e mi distruggono, se questo potere fa del male a quelli che amo, io...救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも、僕。いいんだ。もう。
振り向くな。Ok, sacrificio. とにかくこの村からは出よう。そうだな。Considerando che comunque Mil poi da solo, cioè da solo, moltiplicandosi comunque da solo, riuscirà a tener testa a un'armata di biomacchine controllate dagli alieni, direi che potrà fare ben peggio di così, cioè voglio dire, un'arma proprio devastante, cioè, e non ancora ovviamente non... Mi sa che non se ne è reso conto. Comunque, ma è anche ovvio che, cioè, no, aspetta, che venivano trattati come dei mostri, così. Vabbè che la sorella era una bestia selvaggia, era diventata una bestia selvaggia, ma come pensavano potesse finire i ricercatori? Cioè, voglio dire, e avranno appunto, lui veniva spostato con le catene, la sorella, boh, peggio probabilmente. Vabbè, direi che hanno avuto quello che si meritavano.